could not bring. The best of everything. Too breathless then.
si accetta la media, ma signori, che media, con questo caldo, con una corsa resa dura dal ritmo, complimenti ai corridori. Forza ragazzi, per voi l'ultimo giro per due maglie Bini Fantini e spedizione numero 62 della Coppa San Sabino, 27esimo Gran Premio d'estate, 11esima medaglia dello San Sabino. Nicola Gaffurini, il campione uscente, ha vinto qui l'anno scorso, team Delio Gallina, Giorgio Cecchinel, anche il team Delio Gallina e l'atleta della nazionale Kazakistan, Vladislav Borgunov, sono loro gli uomini al comando. Vorrei fare un ricordo, un applauso magari a Leonardo Marco Vecchio, concittadino di Canosa, che insomma ha dato lustro a questa manifestazione con la vittoria per due volte. Anche Pietro Basile, qui che sindaco, è qui sicuramente tra di noi, iniziamo anche ecco ad organizzare per la premiazione. Vogliamo sul palco anche il titolare del Giardino del Mago, per quanto riguarda il arte sacra, quindi per la premiazione. Signori, ripeto la comunicazione, tutti dietro i transenni, ora di vantaggio team Delio Gallina da solo al comando. Signori, in questo finale siamo ormai dentro Canosa, prestiamo la massima attenzione perché siamo ormai nel centro abitato di Canosa di Puglia, ultimo chilometro, meno di 1000 metri ora, con il triangolo rosso che indica l'ultimo chilometro della 62esima Coppa San Sabino, 27esimo Gran Premio d'estate, 11esima medaglia d'oro San Sabino. Vediamo sul palco anche l'assessore Piscitelli e il consigliere Di Aferio. Attenzione signori, perché c'è da solo Giorgio Cecchinel, team Delio Gallina. Ancora una vittoria si va profilando per il team Delio Gallina in terra di Puglia, la Coppa San Sabino. Il corridore di Follina, provincia di Treviso, che ha fatto settimana scorsa terzo nella classifica generale del Giro delle Valli Cuneesi, gara a tappe disputata in Piemonte, finita il 30 di luglio, quindi martedì scorso, pochi giorni fa praticamente. Meno di un chilometro signori, non va bene questo attraversamento, laggiù in fondo. Ragazzi, non comportiamoci così, per favore, tutti dietro le transenne. Siamo ormai nei metri finali, tra breve il trionfo per Giorgio Cecchinel, team Delio Gallina, da solo, ormai verso il successo. Eccolo, tra breve spunterà dall'ultima curva, quindi prestiamo la massima attenzione, tutti dietro le transenne, c'è l'applauso di Canosa di Puglia, Giorgio Cecchinel, prima vittoria stagionale, Coppa San Sabino, edizione 2013, terra pugliese. Giorgio Cecchinel, grande successo, grande vittoria, applausi per Vladislav Gorbunov, Kazakistan, e il trionfo completato da Nicola Gaffurini, team Delio Gallina, primo e terzo, il vincitore del 2012. La festa Delio Gallina continua. Attenzione signori, ora qui si festeggia, attenzione perché abbiamo gli inseguitori qua dietro, cioè Corrado Lampa, Pietro Buzzi, Massimo Orosek e Max Tajazabeviev, l'atleta anch'egli kazako. I primi tre già li abbiamo, quindi con grande ciclismo a Canosa, vittoria di Giorgio Cecchinel, team Delio Gallina, secondo Vladislav Gorbunov, terzo Nicola Gaffurini. Signori, gara vera sin dall'inizio, sin dal primo chilometro, 43 di media il primo giro.
E l'applauso di Canosa per il trionfo della gallina sul quarto gradino del podio. Eccolo qua, un'altra maglia della gallina, cioè il dorsale 3, Simone Petit. Ora Corrado Lampa, vero Corrado? Applausi per Corrado Lampa, bravissimo, quinta posizione per Lampa. Poi Marcin Morozek, bravissimo Marcin Morozek. Poi Ayazabayev arriva a questo momento, Pietro Buzzi, poi arriva Pietro Buzzi, bravissimo, in ottava posizione. Siamo già ai primi 8 al traguardo, signori, primi 8 al traguardo. Che corsa, signori, corsa vera, lo ripeto di nuovo un'altra volta, perché signori lo spettacolo quest'oggi è la volata signori, la volata qui dietro con... Abbiamo visto ancora una maglia da Fini Fantini, regolare questo sprint, in nona posizione Riccardo Sacchiotti. Applausi per la Pregnana con Luca Ferrario. Che spettacolo, signori!